ragazzi, questa è tutta un'altra cosa, signorica. Ragazzi, il cellulare, grazie, ragazzi. Questa è stata peggio del cetrione, del cetrione. Peggio del cetrione, la zucchina. Peggio. Lei purtroppo, anziché apprezzare la buona volontà del mettersi a disposizione, insomma, sì, vede solo il lato negativo della cosa. Perché dicevi dei pomodori, che non so te dei pomodori. Ah, dicevo dei pomodori poi oggi. Io che sono per fuori, mi aiuti a tagliare i pomodori. Le metti vicino? Fa. Sì, si fa vedere come fa. Devo imparare prima. Tagliare i pomodori. Tagliare il pomodoro, devi imparare. Francesca che mi dice cetriolo e zucchetto. Stava rischiando la morte insieme a noi, incendiata a casa qui. Ragazzi, non vorrei interrompere, ma... Ma? Sono rispondendo. Ragazzi, io ce la metto tutta. Ragazzi, è un uomo inutile in casa, vi assicuro. È un uomo inutile. Deve andare a buttare la spesa. Buttare la spesa? Deve andare a buttare la spesa. Ma chi butta la spesa sono io? Chi butta le cose al terreno sono io. Deve andare a buttare l'immondizia, deve andare a prendere il caffè al bar, deve andare a deve essere mandato a quei servizi. Tipo, ma non fai mai comprare, ma deve essere allontanato. Capito? Allontanato, deve rientrare quando le cose sono fatte. Lui viene, vuole fare cose utili ma non è incapace. Intanto chi ha fatto i piatti oggi? Chi ha lavato i piatti oggi? Oggi ho fatto i piatti. Oggi ho fatto i piatti. Ma che dici? Come, scusa? Prego. Oggi ho fatto i piatti. E chi ne ha fatto i piatti? Ma solo? Beh, ho fatto i piatti oggi. Che ne sono sicuri quanto ho fatto tutti i piatti? Cazzo, devo contro la casa allora? Devo controllare i piatti. Cioè, ti ricordo solo una cosa negativa. Amore, sono malata. È un cane, si malata, però è cagamente cazzo, ti ricordo tutto. Ya, yeah, Rosa. Allora, poi so. Francesca ha detto che devo dare un bacio da parte sua. Amore, amore, sono malata. I miei germi. E poi... Brava, diglielo, Mila Expressive. Poi oggi stavo facendo la pasta, dovevo... Avevo preparato nel lavandino, cioè perché nonostante io non stia bene, nonostante io dovrei riposare, ho riposo assoluto per 8 giorni. Ah, ma ora vuol dire che non è vero! Vai, no. Cusino. Vai, no. Cusino. Faccio le faccende. No, cioè non le faccio. Però cusino. Le faccende non le fa perché... Vabbè. Perché? Perché? Perché non le sa fare. Non sa sturare neanche un lavandino. L'hai già detto. Non sa sturare neanche un lavandino. Non sa neanche sturare un lavandino. Sono cose che fa. Non lo sa fare. Se ho una mazzarella, non la sturare il lavandino con una mazzarella. Ma chi l'ha sturato? L'ha sturato Ciro. Ciro, che cazzo è? L'ha sturato Ciro. Ciro. E comunque dicevi? Come? Auguri. Allora, dicevo che... Che sei malata. No, sono pazzo, sono malata. No, io non ho fatto ciò. Faccio la che... Escia, nonostante questo faccio la che guarda... Che faccio? Ma sono io che faccio il tuo... Stasera sono andato a prendere le pizze, sono andato a comprare il gelato. Ma no, ma che brava, chi fatti in giro li deve, cioè voi li deve fare, sono andato fuori a fare i fatti, vai a comprare questo, amore mi manca questo, vai a comprare questa cosa. Andiamo a prendere il gelato stasera, scherzo il gelato, così questi sono. Sono a prendere la pizza deve essere esclusivamente fatta con la farina integrale, i prodotti sopra non devono essere fritti, ma quel pizzaro mi stava andando a fanculo stasera. No, no, dai,
vegano, ragazzi, il salame vegano, voi dite che cazzo è il salame vegano? Poi ve lo faccio vedere sempre. Comunque mi ero preparata la scolapasta per scolare la pasta nel lavandino tutto a posto, ho fatto spazio, viene lui e prende la sua pasta. Dico, Pietro, che hai fatto qua? Con la pasta pronta e dovevo scolarla? Pietro, che hai fatto qua dentro? No, io fa Pietro, metti come stolo! Ragazzi, ovviamente è chiaro, il mondo è una donna seri problemi psicologici. Perché lui mi complica la vita. Vegetariano, ragazzi, e io per colpa sua non mangio carne da un po'. Giardo, sono stato l'autocamera.